Bella ragazzi, sono Andrea, bentornati in questo nuovo episodio di Two Wars 2. Allora, no, sto dando solamente un'occhiata veloce a qui cosa vendono, ma niente di utilissimo al momento, niente di utilissimo. Allora, vabbè, c'è un paio di cose fighe qua, però. Però purtroppo. Pure anche tipo di pigmenti o qualcosa. Ah no, c'hanno qua dei pigmenti. E non costa neanche tanto. Attacco di fuoco. Ok, questo lo devo avere perché è ancora l'unica cosa che mi manca. Ma sì, lo prendo. Mi serve. Mi serve. Ragazzi, mi serve. Ah, abbiamo anche questo, vediamo un po'. They have tonight, this is a real tofa. This time is a way of family. Ok. Allora, il tomo è questo qua in basso. Tacchete. Abilità sbloccato, attacco di fuoco. Infatti, se andiamo nell'abilità, abbiamo questo qui. Attacco di fuoco, eseguibile solo con la torcia nella mano sinistra. Infligge il 55% come danno da fuoco contro il nemico, quindi è veramente una cosa fighissima. Magari lo proviamo la prossima volta che incontriamo qualcuno di cattivo. Adesso dobbiamo andare a parlare con il tizio che c'è qua fuori. Yes, we are open for business. Can I help you? Are you Erden? Depends who's asking. I'm an associate of Mr. Lexington. Oh, yes. We're grateful for your help. So, what can I do to resolve this? They come by demanding their due and proper every day we have business. I'd give anything to teach those hard-hearted bastards a lesson. Not a problem. I'll handle it. Wait anywhere you like. They're sure to be here soon if they think we've had a customer. Non avete riferito al problema alle guardie? Why didn't you report this to the city watch? Nothing would ever be done if we did. There's no evidence. I would have to wait until something happened to my body and, well, I'm not willing to do that. Don't worry. Everything will be back to normal in no time. Aspetta i malviventi, ok. Ah, guarda che si muovono. Sono lassù. Ok, però dovremmo aspettarli qua. Non lasciare. Aspetta che arrivano i teppisti. Sono qui. Ah. Think you're hard? When I have to be. Don't look it. Name's Mook. Don't forget it. What the hell are you staring at? Trying to get stabbed? Not much. Tell you what. You mind your own business and you won't get hurt. I'm more interested in yours. You've been giving a friend of mine trouble. Not joking, wise guy. Walk away now and I won't gut you and use your scalp for a cod piece. I don't think you're hearing me. I work for Lawrence Lexington. And you're not hearing me, friend. It don't concern you or Mr. Lexington. I got kids to feed. Maybe you should have considered honest work. How about I make you eat those words off the edge of my knife? Let's get this poor bugger. Ma cosa vuoi fare? Ah, è vero, c'ho la doppia lama. Un attimo, voglio provare. Allora, tac. Ok, sì. Ok. Sì. Ok, sì. È quello che. Sì, era proprio quello che volevo. Qui abbiamo l'alabarda.
Ok. Però aspetta che prendo tutte le cose. Dov'è che è? È lì. Se arrivo aspetta che mi prendo un po' di robette. Però cazzo penso di essere pienissimo. No. Ancora un po' sono pieno. Where did you learn to fight like that? I haven't seen many with your prowess. By the gods, fantastic! I've had training. I wish I could defend myself so well. Perhaps I'll look into studying a martial art. Oh, but I don't have the money. Oh well. Would you like me to relay a message to Mr. Lexington? Yes, of course, my thanks. And to you as well. Va bene. Torna a The Lion a fare rapporto e ci andiamo subito. Sì, qua bisogna crearsi tipo una specie di mappa, perché qua è ogni volta un casino. No, dove cazzo sto andando? Ok, sì, mi sono perso. Aiuto. Da qua si entra, sì? Sì, qua si entra. Sì, stavo già andando in casino. Ok, eccolo qua. I assume it went well? No skin off my back. Erden sends his regards. It's a shame the triviality of politics leaves our citizens without the ability to protect themselves. New zoning laws prohibit the carrying of weapons in that district to anyone without a license, you know. Sì. And licenses are exorbitantly expensive. Not a bad scheme, if you don't value your citizens' safety. Doesn't seem like much help that the guards turn a blind eye. Indeed not. I do what I can to put extra money in their pockets. But when it comes to actually fighting, unfortunately, the Municipal City Watch can't be bribed out of cowardice. Nice. Grande. Nuovo livello ottenuto. Grande così. Cosa facciamo? Vabbè, così. Per i punti abilità. Allora, questo abbiamo già al massimo. Di scudi. Allora, possiamo fare. Vabbè, il prossimo è 60. Allora, possiamo fare. Blocco. E anche questo qua. Sì. Perché poi alla fine... che cosa vuoi fare? Ok. Ora possiamo o farlo subito oppure attendere un po'. Anzi, io direi di fare una cosetta. Giocare. E giocare, giocare, giocare. Salvataggio veloce e iniziamo a giocare. Lancio fortunato, sì. Perché no? E lancio. Ok, ho fatto 13. 9. 11. La 4, 8, 9. Ok, no, penso di... Sì, ho già vinto. Ho già vinto. Ho vinto 20 aure. Ok. Però qui, volendo, possiamo anche... aumentare... No, aspetta. Da. Puntata 10, vabbè. Allora, ha fatto 7... Cittadino 2 ha fatto 10. Speriamo che io abbia un
sfortunato lancia 11 e 23. Questo qui quanto ha fatto? 20. Che lancio di merda. 10 aure. Vabbè, qua posso aumentarlo. No, non posso. No. Sì, esco. Ho vinto 10 aure. Vabbè, 10 aure in più. Ma qui non... no, non cambia niente. Vabbè, giochiamo a poker. Più alto. Vabbè. Sì, però non... ah sì, così posso aumentare. Posso anche far nulla? No. Puntata 2, ok, facciamo 2. Perché altrimenti... allora, lanci i dati in quanto sei pronto. La... allora... 2, 3, 4, 4, 5. Seleziona il dado da rilanciare. Questi 3. Scuotiamo un attimo. E... boom. 6, 4, 5. Ok. Seleziona il dado da rilanciare. Questo ha fatto 5, 5. Porca troia. Questo ha fatto 5, 5, 6, 6, 6. Io ho fatto 4, 4, 4, 5, 5, 6. Io provo a rilanciare uno. Un solo dado. 1. Che merda. Basta. Cos'è? Vabbè. Aspetta, ma questo tizio mi deve dire se a parte giocherà a dadi, il professor coso mi deve dire qualcosa. Sight is a curse, not a blessing. Remember that. No, niente, non mi deve dire assolutamente niente, vabbè. No, mi sono incastrato. No, ma che cavolo. Va bene. Sì, allora, io potrei anche fare la missione principale, però ho paura che arriveremo in un momento che ci chiederà il codice seriale per sbloccare il capitolo 3. E non mi sembra il caso in questo momento. Quindi proviamo a chiedere a Lexington di un altro incarico. I have nothing for you at the moment. If you have other engagements, I suggest you attend to them now. Allora, se entro ed esco, dovrebbe teoricamente... di qua. Sbloccare un'altra missione, è vero? I have nothing for you at the moment. No, non è vero. Quindi devo per forza fare altre missioni? Veramente? Allora, io proverei a rifare quella vecchissima missione. Non so chi se lo ricorda ancora. Tipo, adesso vi faccio vedere. Chi avrà dato Mandor la furia di cristallo. Che è qua. Quindi. Adesso. Che è qua. È qua dentro? Non mi ricordo. Sì, penso di sì che è qua. No, non è vero. Oh sì, non è qua. Era nella miniera, se non mi sbaglio. Era
nella miniera. E la miniera Lexington potrebbe avere dei nuovi incarichi. Ah, ok, me lo dice. Ah no, qua mi dice. Voglio leggere un attimo qua per vedere cosa mi dice. Temo che questo posto sia popolato come che stanno di verità. Devo occuparmi di queste creature se vuole raggiungere le zone e mi insegnare dove lavorano. Ok, no, allora è qui. A parte che avrebbe anche senso. Allora, io andrei dove c'è il tizio. Sì, sì, ma quasi sicuramente è qua. Sì, qua ci sono ancora le famosissime. Ma perché sono qua? Forse no, è dall'altra parte dove devo andare. No, dall'altra parte. È un'altra zona. No, ma poi qua. Ma qua è bloccato. Non devo andare qua. Però anche qua. Andiamo a vedere un attimo. Ok, però almeno siamo venuti fin qua a per sbloccare queste casse. Ulla. Ok. Vediamo un attimo cosa ci ha dato. Se qua devo praticamente. Lama del boia. Resistenza. Allora, forza combina pietre. Questa precisione. Questo qua forza 2, aumento carico. Ok, togliamo i cristalli. Esatto. No, non me li fa. No, non me li fa potenziare. Peccato. Però vabbè, pazienza. Però almeno abbiamo liberato tutto, vero? Sì, abbiamo preso tutto. Possiamo a questo punto uscire. Però a me sembra strano che sia. No, da di qua. Porca miseria. Vuoi vedere che ho sbagliato teletrasporto? Però a me sembra strano. Tower Fangs. Però a me sembra strano. No, è da un'altra parte a questo punto. Ah no, qua. Boh. Non vorrei che tipo si fosse buggato tutto. Ma è qui, mi sa, Miniera imperiale di verità è qua. Quindi dobbiamo andare dai sobborghi. Boh. Perché qua sì, c'è la cosa lì. Dei crei in cristalli. Però ragazzi, lì dovete sapere. Dov'è la città adesso? È qua, mi sa, Non lo so. No, qua sta. No, qui mi sa che non andiamo. No, qua si va al Gilda dei Maghi. Devo andare dritto per di là. Perché lì abbiamo attivati noi tramite l'artiglio, quello che siamo andati a recuperare grazie con la missione della Gilda dei Maghi, sì. La Gilda dei Maghi. Allora, di qua si entra da qualche parte. Non si entra da nessuna parte, qua mi sto buggando. Vabbè, c'è una roba qua, non si capisce. Vabbè, la lasciamo, che non è che mi interessi al momento. Quasi sicuramente è qua. Sì, non ha più. Allora, scusa. Sì, è qua. Mi ricordo. Più carte effetto accumuli, bla bla bla. Allora, con cosa a 20 minuti siamo già alla fine purtroppo dell'episodio, però magari se mi sbrigo un attimo possiamo
No, ma con comodo, eh. Ora io non mi ricordo dove cacchio era l'ingresso. Forse più avanti. Aspetta, però loro ci hanno. E infatti, i cristalli in chiusura ci hanno. E volendo io posso anche venderli qualcosina. Piazza Tabula Furtività, questa non mi interessa, quindi potrei anche andare a vendere. Non è vero? Mi sa che questi vendono solo i crei in cristalli. Vediamo se vendo questo magia dell'acqua. No, non è vero. Non posso vendere niente. Posso solo qui in quest'area, ma non vendere. Ma che cosa strana. Solo acquistare e non vendere. Dov'è l'entrata? Credo... Ah, è di là l'entrata. Allora, qui c'è un altro minatore che c'ha protezione. Quindi magari possiamo anche farci magari un salto da qualche parte. Allora, è qui, mi sa. Qui è infatti c'è una marea di gente. Quindi facciamo questo. Va qua quanti? Va qua. Possiamo iniziare un attimo, ma... Sì, però anche se ci siamo potenziati dall'ultima volta, fanno comunque un botto di male. Aia. Io devo ancora capire con che arma possono essere vulnerabili. Vai che questo è morto. No. Merda. Ok, e uno è andato. Va che ne stanno arrivando altri 20.000. Dobbiamo potenziarci molto di più, ragazzi. Allora, vai, stiamo ammazzando anche questo piano piano, perché si difendono come dannati sti cazzo di cosi. Ne mancano due. Vai, ci siamo. Stiamo distruggendo, ne manca uno ancora, che è lassù. Porca puttana. No, ma non va bene che anche si difendono così. Cioè, è ok che sono golem, ma mi sembra un po' esagerato. Vai che è messo nell'angolo.
bam e bam. Ok. Bevi. E andiamo a sconfiggere l'ultimo. Non è vero, non è l'ultimo. Ma quanto cazzo è lungo? È parecchio, no, ma qui finisce, quindi mi sa che... ancora un po' dura. E basta difenderti. Ma che si difende? Perché si difende? Perché ti difendi? Attacca. Porca puttana. Dai, 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 su. Hai paura. Cazzo, sei un cazzo di golem. Cioè, ti fai sconfiggere da un semplice essere umano? Vacca. Cioè, le peggio sudate. Allora, metti via. Tanto facciamo un punto della situazione. Ora, intanto io questi me li piglio perché sembrano super mega potenti. Va, addirittura lascia. Si prova a livello 56. Ok, solo che è livello 56. Noi che livello siamo? 33. Quindi, per farvi capire. Quindi, o si arriva fino a livello 100, livello massimo del personaggio, cosa che a questo punto è anche abbastanza probabile, altrimenti non lo so, no, ma io penso massimo 80 a questo punto. Allora, io direi di fermarci qui. Nel prossimo episodio tenteremo di arrivare fino in fondo, e questa volta voglio farlo per davvero. Quindi, per questo episodio di Two Worlds 2 è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete tenere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi. Mettere un bel pollicione su se vi è piaciuto l'episodio, e mi raccomando anche di dire la vostra nei commenti. Fatemi dare una piccola perlustrazione. Ok, lì si continua, ma mi sa che abbiamo finito ormai. Ok, e mi raccomando anche di dire la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Two Worlds 2. Bella!